6 marzo. Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho, te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Atti 3, 6. Dare quello che si possiede. Che giorno stupendo fu per lo zoppo. Sicuramente non si aspettava da Pietro e Giovanni di ricevere la cosa più bella, la guarigione del corpo. L'apostolo Pietro diede quello che aveva ricevuto. Egli disse allo zoppo: quello che ho, te lo do, che può essere reso anche, quello che posseggo, quello che amministro, o ancora quello che vivo nella mia vita. Cosa possedeva o amministrava Pietro? Di certo l'unzione dello Spirito Santo, l'autorità di Gesù Cristo e la potenza di Dio. Da chi l'aveva ricevuto? Da Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Pietro non dette niente di suo, ma quello che lo Spirito Santo gli aveva conferito. Nessuna cosa si può dare agli altri se prima non la si riceve dal Signore. Bisogna dare soltanto quello che si è ricevuto, vale a dire quello che si possiede per mezzo di Cristo, quello che si amministra per mezzo della grazia e quello che si vive per mezzo dello Spirito Santo. La gente si aspetta qualcosa di diverso dalle semplici parole o donazioni. Forse non avrai mai abbastanza oro o argento, ma se sei un figlio di Dio, possiedi qualcosa di straordinario: Gesù Cristo. Questo devi amministrare. Questo devi vivere. Questo devi dare. Richiedi la tua copia gratuita visitando lo store sul sito Parole di Vita.